Tragedia a Mercato San Severino, maresciallo dei Carabinieri uccide il padre. Gioco d'azzardo online, scatta l'operazione. Contravvenzioni non pagate, automobilisti nel mirino. Furto a Corno d'Ora Deboli, residenti servono le ronde. Assenteismo al Ruggi, nuove verifiche. Ponte Cagnano, sportello antiusura e antiracket. Crescita, lavoro e territorio, convegno a Battipaglia. Battipaglia, strada in onore di Livatino. Un maresciallo dei Carabinieri siciliano in servizio presso il nucleo radiomobile di Catania ha ucciso il padre nel corso di una lite avvenuta in auto nei pressi del casello autostradale di Mercato San Severino. I due viaggiavano in direzione sud quando si è acceso un diverbio. Improvvisamente il figlio ha sparato al padre ed ha anche lanciato il corpo del genitore dalla vettura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castel San Giorgio che hanno arrestato il collega siciliano che ha anche opposto resistenza scagliandosi contro i militari. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore. Su delega della Procura della Repubblica di Salerno, Direzione Distrettuale Antimafia, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare disposte dall'ufficio GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di un sodalizio criminale organizzato con sede operativa nell'agro nocerino sarnese, operante sul territorio nazionale in particolare, oltre che in Campania, in Basilicata e Calabria, dedito alla gestione e all'amministrazione in generale dei giochi online con piattaforme illegali di siti web esteri abusivamente attive in Italia in assenza della prescritta autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La complessa e articolata organizzazione criminale è riconducibile alla famiglia dei Contaldo di Pagani. Il principale promotore, Antonio Contaldo, classe 66, unitamente ai suoi fratelli, figli e familiari, gestiva diverse piattaforme e canali online per la raccolta delle scommesse clandestine e del poker su internet, creandone anche di proprie. A tal fine si è giovato di collaborazioni con altre organizzazioni operanti sul territorio nazionale, quali quelli riconducibili ai fratelli Tancredi di Potenza e con soggetti contigui a cosche dell'Andrangheta calabrese, anche costoro raggiunti dai provvedimenti. Inoltre, per sviluppare in porre nella provincia di Salerno le proprie piattaforme di gioco, si rivolgeva e si associava a personaggi affiliati a clan camorristici del Nocerino e delle zone della Valle dell'Irno, nonché a pluripregiudicati con provata esperienza nel settore dei giochi online. In totale gli indagati sono 64. Nell'ambito dell'operazione sono state sottoposte a sequestro 23 attività commerciali e beni immobili registrati. Sono stati anche posti sotto sequestro e oscurati 11 siti internet illegali. Nuova stangata da Equitalia per gli automobilisti che non hanno pagato le contravvenzioni elevate dai vigili urbani di Battipaglia. La Polizia Municipale ha inviato all'Agenzia di Riscossione altre 375 partite iscritte al ruolo dal comando, riferite altrettanti verbali elevati ai sensi del codice della strada del 2015 ad anni precedenti, per l'ammontare complessivo di 153.000 euro. Su proposta del responsabile del servizio entrate dell'ufficio verbali della Polizia Municipale, Gerardo Giuliano, il comandante Giorgio Cerruti ha approvato l'elenco per la riscossione delle contravvenzioni al codice della strada non pagate. Le 375 partite iscritte a ruolo fanno riferimento soprattutto a contravvenzioni elevate nel 2015. Corno d'Oro sotto assedio, ennesimo colpo nella notte. I ladri forzano il cancello di una casa e la ripuliscono. Il malcapitato che ha subito il furto è il cugino di Giuseppe Pellegrino, ex consigliere comunale primo non eletto, che ha presentato il ricorso contro Rosa Altieri. I ladri hanno approfittato che l'uomo fosse a Torino per accudire la madre. Hanno portato via televisori, suppellettili ed oro. Rammaricato il cugino Giuseppe, che ieri mattina di rato ha detto: servono le ronde di cittadini per presidiare il territorio. Noi siamo per la legalità, vigileremo senza armi, ma per far vedere la presenza e fungere da deterrente. Se lo Stato non ha soldi è l'unica soluzione. Dopo aver rubato anche me, stanno proseguendo. Per me si tratta di una banda di stranieri e lo pensano in tanti qui in zona. Il capogruppo PD, intanto Antonio Conte, chiede ad Oras consiglio sulla sicurezza. Quello di Forza Italia, Damiano Cardiello, controlli a tappeto anche nelle moschee.
quasi 80.000 giornate di assenteismo al Ruggi, numero complessivo delle anomalie presenti sui cartellini del personale dipendente nell'arco temporale che va dal 1 febbraio 2012 al 28 febbraio 2015, registrate a vario titolo dalla Commissione di Verifica Rilevazione Presenze. Numeri che nello stesso verbale redatto dai componenti della Commissione vengono definiti record e che tradotti in soldoni potrebbero voler dire un danno erariale di milioni di euro. I casi di assenteismo rilevati dalla Commissione di Verifica vanno ben oltre quelli già accertati finora dall'inchiesta Just in Time delle Fiamme Gialle, che nel settembre 2015 fece luce su questo diffuso malcostume, portando all'immediata sospensione di 10 dipendenti e il successivo licenziamento di 7 di loro. 500 i casi controversi individuati dalle verifiche contabili svolte negli ultimi mesi sulle assegnazioni di straordinari e sul conteggio delle ore di lavoro, oltre che sulle buste paga da parte dei finanzieri. È stato inaugurato questa mattina a Ponte Cagnano, presso Villa Crudele, lo sportello anti-usura e anti-racket. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Ponte Cagnano Faiano e dalle associazioni Porta Aperta Ollus ed Emergenza Legalità. Qual è il messaggio che vuole lanciare alle persone vittime di racket ed usura? Di uscire dall'isolamento. Credo che chi si trova in una situazione di questo disagio, il rischio che corre è proprio quello di chiudersi in se stesso e cadere nella disperazione, quindi mentre come queste opportunità diventano occasione per aprirsi, per entrare all'interno di un circuito solidale dove uno può essere sostenuto, può trovare anche soluzioni, quindi credo che queste siano iniziative molto importanti, anche per quella che può essere la valenza educativa di come le persone possono e debbano rapportarsi poi al denaro, all'uso del denaro, al valore di quello che è questo. Rappresenta e deve rappresentare un punto di riferimento concreto, morale, per le comunità familiari che vanno in crisi, per le imprese che vanno verso le difficoltà. Abbiamo intenzione di fare un monitoraggio costante sul territorio, mi auguro in tutta l'area del piano di zona dove abbiamo l'onore di coordinare, affinché questa comunità estesa, non solo Ponte Cagnano Faiano, possa utilizzare al meglio questo sportello. Lo sportello è la sintesi di sinergia istituzionale tra l'associazionismo, la curia, le istituzioni comunali, la prefettura e poi soprattutto le autorità militari che sono importanti per difendere il territorio. Quali sono i servizi offerti da questo sportello? Il servizio dell'ascolto, della sensibilità e dell'attenzione, poi i casi, caso per caso, viene studiato e va a fare un percorso di sostegno per aiutare le imprese, se invece si parla e si tratta di comunità familiare, per aiutare le famiglie, dove ci sono delle possibilità finanziarie per sostenere chi sta in crisi. Si è svolto ieri presso l'Hotel Palace a Battipaglia il convegno con CGIL, CISL e UIL dal titolo Crescita, Lavoro e Territorio. Sono intervenuti Enrico Lanaro, candidato a sindaco della città di Battipaglia, Giovanni Mastia in rappresentanza di Gerardo Pirone, segretario provinciale UIL, Matteo Buono, segretario provinciale CISL e Giovanni Toriello al posto di Maria Di Serio, segretario provinciale CGIL. La svolta per Battipaglia con un convegno sulla crescita con i sindacati per lo sviluppo del rilancio del territorio battipagliese, un impegno importante che il candidato sindaco Lanaro si sente di dare ai cittadini di Battipaglia. Sì, ho un incontro con le tre sigle più importanti dei sindacati proprio per parlare del lavoro. Il lavoro che è un grosso punto critico del territorio che si associa a tanti altri disagi che Battipaglia ha. Ovviamente questi disagi portano anche al disagio che è sì nazionale, ma si amplifica in territori dismessi come Battipaglia. Ci sono tante criticità, quali sono gli obiettivi per dare una mano concreta ai battipagliesi? Gli obiettivi appunto in questo contesto qua è trovare delle soluzioni insieme ai sindacati, loro muovono delle proposte e al candidato sindaco muovono anche delle provocazioni. Queste provocazioni andranno sposate e viste fin quanto l'amministrazione o la potenziale amministrazione può mettere atto
fatto per far sì che qualcosa si muova in positivo. Qual è la vostra ricetta per avere anche una mano concreta da parte dei sindacati? Sicuramente ascoltarli. I sindacati hanno spesso soluzioni valide, soprattutto quando stanno insieme tutte e tre le sigle, quindi ascoltarli e sentire le loro proposte. Allo stesso tempo vedere cosa con l'amministrazione in tempi brevi si può mettere in atto per arrivare a ottenere già qualche impiego da subito. Ci vuole la politica, ci vuole la mediazione, ci vogliono i tavoli dove si ascolta, ma allo stesso tempo si aprono delle trattative che creano produttività, qualcosa appunto, si faccia qualcosa. Dal punto di vista politico, questo centro-sinistra cresce, si aggrega intorno alla Lanaro? Questo centro-sinistra si aggrega intorno alla Lanaro con delle forze moderate. Anche stamattina uscivano articoli che criticavano l'intervento di figure diverse. La Lanaro aggrega anche moderati che vengono da alcuni che attualmente non trovano casa, e ben venga accoglierli con giusto rispetto. Una strada intitolata al giudice Rosario Angelo Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990, a distanza di circa 25 anni, su iniziativa del laboratorio sociopolitico Coscienza Sociale, attivo nell'azione cattolica della parrocchia Sant'Antonio di Padova, il comune di Battipaglia rende omaggio affinché il suo messaggio risuoni nelle sue singolari esemplarità a tutta la cittadinanza locale. Rosa De Blasio, presidente AC parrocchiale, dichiara: se c'è un ambito nel quale l'apporto dei cattolici può fare la differenza, ebbene questo è proprio quello dell'impegno sociopolitico. Occorre fare memoria dei nomi e delle storie delle vittime di mafia, camorra e criminalità organizzata in generale, una memoria che sia viva, propositiva e non semplice ricordo o commemorazione, una memoria che si faccia strada, come quella che abbiamo pensato.